Abbiamo condiviso una diagnosi su alcune criticità del nostro sistema. Noi riconosciamo queste criticità a partire dal problema della instabilità degli esecutivi. Siamo assolutamente consapevoli che questo è un problema che dovremmo risolvere. Il tema è che non, almeno da questo primo incontro, non è venuta fuori una condivisione invece delle soluzioni. Noi siamo quindi per soluzioni senz'altro che garantiscano una maggiore stabilità e siamo disponibili anche a un rafforzamento dei poteri del Premier, delle autorità di governo, ma in un quadro che si conservi complessivamente equilibrato. Cosa significa? Un quadro che non mortifichi il modello parlamentare, la funzione parlamentare che è molto utile per garantire inclusività e favorire la composizione dei conflitti, e poi che non mortifichi neppure, questo ci sta molto a cuore, la funzione del Presidente della Repubblica, che nel nostro ordinamento ha una posizione di garanzia, una garanzia che gli consente di essere rappresentante dell'unità, della coesione nazionale di cui abbiamo tanto bisogno, e ovviamente di attenuare conflitti, contrapposizioni, e quindi un ruolo chiave in questo contesto. Abbiamo raccomandato in questa nostra prospettiva di non coltivare l'ambizione di trapiantare modelli completamente diversi, sperando che poi possano funzionare calati nel nostro contesto molto peculiare, economico, sociale, politico, istituzionale. Siamo dichiarati anche disponibili per quanto riguarda il metodo a un dialogo in una commissione parlamentare costituita ad hoc, e anzi raccomandiamo questo percorso per un motivo semplice, perché le commissioni, in particolare le commissioni sugli affari per gli affari costituzionali, sono già operate, è assolutamente raccomandabile costituire una commissione che possa con continuità e costanza dedicarsi a questa prospettiva. Quindi ci siamo lasciati, aspettiamo aggiornamenti da parte del governo. Nel concreto abbiamo dato all'incirca 11 proposte specifiche che sono dirette anche a evitare per esempio i cambi di casacca, sono anche volte a promuovere anche una maggior partecipazione dei cittadini attraverso il rafforzamento degli istituti referendari propositivi. Ci sembra un'assoluta contraddizione, da un lato perseguire un progetto di autonomia differenziata spinta che finisce per svuotare l'autorità di governo di tantissime funzioni e lo Stato in particolare, trasferendole alle regioni, e nello stesso tempo si mira a rafforzare i poteri e prerogative dell'autorità di governo centrale. E da questo punto di vista abbiamo anche invitato il Presidente Meloni a mantenere un'interlocuzione, perché a colpi di maggioranza un'ambizione di ridefinire così, in modo così rivoluzionario, il quadro, l'assetto ordinamentale costituzionale nel nostro Paese non è assolutamente raccomandabile.